Dopo il successo di Loving Vincent, torna al cinema il genio di Van Gogh con un film evento unico ed emozionante. Il mondo mi riguarda solo in quanto sento un certo debito. Voglio lasciare di me un qualche ricordo sotto forma di disegni o dipinti. È così che mi considero, come una persona che deve portare a compimento qualcosa con amore. La sua vita, le sue lettere, la meraviglia dei suoi dipinti, un viaggio senza precedenti nei luoghi della sua arte. Van Gogh vuole significare qualcosa, non solo per le persone, ma per l'umanità. Si spinse all'estremo per realizzare i suoi dipinti. Andò più in là di chiunque altro a quel tempo. Tutti i capolavori del Kroller-Müller, il museo voluto da una donna eccezionale. Lei si chiamava Helene Kroller-Müller. Era una delle donne più ricche d'Olanda. Prima di molti capì l'importanza della sua opera e contribuì a renderlo eterno. La gente parlerà di Van Gogh per molto tempo. Ci saranno due correnti principali nell'arte, una basata su Van Gogh e una che segue la tradizione. E per la prima volta scopre al cinema la mostra di Vicenza, tra il grano e il cielo. L'importanza di Van Gogh è la sua capacità di permettere a noi e alle future generazioni di sentire ciò che significa essere umani. Van Gogh, tra il grano e il cielo. Quando si cammina per ore e ore attraverso questa campagna, davvero si sente che non esiste altro se non quella distesa infinita di terra, la verde muffa del grano o dell'erica e quel cielo infinito. Al cinema solo il 9, 10, 11 aprile. Info e biglietti su Nexo.